Bentrovati al nuovo appuntamento di 9 minuti, la videointervista dell'ultimo venerdì del mese all'Arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, Sua Eccellenza Monsignore Andrea Bellandi. Eccellenza, dall'8 al 12 aprile, insieme con altri vescovi della diocesi della Campania, siete stato in Vaticano per la visita ad Limina Apostolorum, eh, incontrando anche il Santo Padre. Eh, ci riassume i punti salienti di questa esperienza? Buongiorno innanzitutto eh, è stata un'esperienza molto bella, eh, tanto perché siamo stati quasi una settimana insieme con gli altri vescovi della Campania e quindi questa è stata un'occasione per condividere ecco, delle riflessioni, del tempo insieme. Raramente ecco, capita. La possibilità di stare così a stretto contatto per diversi giorni. E quindi già questo è stato un aspetto positivo, così come l'incontro anche eh, che c'è stato con diversi dicasteri vaticani, penso a quello per i vescovi, per il clero, eh, per la dottrina della fede, i religiosi, la, le comunicazioni sociali, ecco. Momenti di scambio con queste importanti realtà della. Del Vaticano e quindi della Chiesa universale. Ma il momento clou è stato l'incontro con il Santo Padre di giovedì 11, che è durato più di due ore e come il Papa sempre ci tiene in queste occasioni, ecco, è stato un momento di grande familiarità, di grande franchezza: eh, ogni vescovo ha parlato, ha avuto la possibilità appunto di raccontare un po'. Della propria diocesi e anche di come sta vivendo personalmente eh, questo ministero di pastore. E, e il Santo Padre ha ascoltato con molta attenzione e poi è stato riportato anche dal presidente della conferenza episcopale, eh, Monsignor Di Donna, ha espresso un giudizio lusinghiero dicendo che era contento perché. Eh, avevamo parlato di questioni molto concrete, molto vicine alla, alla vita delle persone e, e quindi aveva notato dei vescovi con il profumo delle pecore, eh, che, che è quello che, che lui spesso dice, cioè che i vescovi devono essere vicini a, alla gente, alle comunità. Eh, inizialmente poi aveva detto se ci sono delle critiche fatele ora che qui siete liberi di criticare il Papa, però... Qui dentro, non fuori, <ride> è stato molto simpatico. E stava bene, era molto, direi, interloquiva con molta uh, attenzione, insomma, un incontro che ci portiamo nel cuore, quindi è stato il momento, diciamo, principale poi di questa settimana, che però è stata una settimana interessante da tanti punti di vista. E invece l'8 aprile sono iniziati i festeggiamenti per il 25 anniversario del seminario metropolitano che si concluderanno ad ottobre. È stata infatti inaugurata l'esposizione Seminario e Mostra sulla storia di Giovanni Paolo II e del seminario. Cosa può dirci a riguardo? Sì, è un anno importante questo perché sono 25 anni dall'inaugurazione dall del seminario metropolitano dedicato proprio a San Giovanni Paolo II. Lui lo inaugurò nel settembre del 99 e quindi è stato un momento di ripresa, di rinascita appunto del seminario per, per Salerno e per le diocesi anche della metropolia. Eh, giustamente poi faremo più avanti il ricordo anche in prossimità insomma, della, del giorno anniversario, però già ora i seminaristi hanno organizzato una bella mostra in cui hanno esposto fotografie, eh, ritagli di giornali, anche dei, diciamo dei, dei reperti di, di quell'avvenimento, che fu un avvenimento per Salerno eh, importantissimo, non solo per il seminario, ma per tutta la città. E, e quindi questa mostra ripercorre quella, quella giornata eh, e, ed è un modo per... Vivere quel, il ricordo di quel momento, ma anche come uno stimolo per eh, affrontare anche eh, le esigenze, le necessità che oggi la Chiesa presenta, anche per la formazione dei seminaristi, con un nuovo entusiasmo e la consapevolezza che noi siamo eh, debitori di questo bellissimo. Eh, appuntamento che c'è stato di questo bellissimo evento ma che appunto siamo proiettati ora nella formazione del prete del terzo millennio. E tra qualche giorno invece eh, c'è questa esposizione tra cielo e terra, un riallestimento temporaneo dei codici e delle opere medievali presso il Museo Diocesano, qui seguirà poi eh, anche questa eh, esibizione di canti medievali, eh, qual è l'invito per la cittadinanza? Perché eh, ecco, è importante partecipare ad occasioni come questa? Sì, eh, è un ulteriore momento dedicato alla cultura che ci teniamo come diocesi di offrire all'interno del Museo Diocesano, particolarmente, altre volte al Tempio di Pomona, altre volte alla Salona degli Stemi, ecco, dei momenti di crescita da un punto di vista eh, culturale, recuperando momenti della nostra storia. In questo senso, mh, la mostra da... 5 maggio fino agli inizi di luglio che sarà esposta al Museo Diocesano, esporrà appunto alcuni codici medievali già presenti al museo o in cattedrale, però ecco, saranno assemblati insieme e sarà possibile ripercorrere queste testimonianze di particolare valore. Particolarmente interessanti sono quelle concernenti eh, l'ambito musicale. Eh, qui sono stati fatti dei ritrovamenti eh, e quindi possiamo conoscere meglio anche la liturgia che eh, veniva svolta eh, in epoca medievale in cattedrale. In questo senso, la sera del, del 5 maggio in cattedrale il nostro coro diocesano farà questo momento di eh, canto eh, proprio seguendo questi antichi... Eh, codici medievali e quindi sarà un gesto di grande importanza culturale eh, e poi interverranno anche dei docenti, dei professori di altissimo profilo eh, introducendoci proprio alla comprensione di, di questa eredità che noi possediamo qui a Salerno e che dobbiamo far conoscere. Infine, spostiamo i riflettori su un tema di attualità. La Regione Campania, infatti, ha disposto che le scuole del territorio saranno libere di sospendere le lezioni in occasione della festa di fine Ramadan, e in caso appunto di numeri elevati di alunni musulmani, eh, intendendo questa come una festività religiosa. Questa decisione però va in contrasto con quanto annunciato dal ministro Valditara che dopo quanto successe a Piortello, dove una scuola ha sospeso le l'elezione il 10 aprile proprio per la festa di fine di giugno, il ministro annunciò che non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività che non viene riconosciuta dallo Stato. Qual è la sua posizione al riguardo? Io sinceramente credo che non si debbano su questi argomenti fare delle battaglie ideologiche. Di natura politica eh, si debba guardare a, al bene e all'interesse reale de, de, degli studenti e dei docenti. Eh, in questo senso mh, valutare ecco, scuola per scuola laddove appunto ci sono delle presenze eh, numerose di alunni anche di altre, provenienti da altre religioni, ecco, se non sia davvero il caso di rispettare eh, certe date assai significative per loro. In questo senso io applaudo ecco, anche la possibilità che, laddove, ripeto, ci siano presenze numerose di, di alunni, ad esempio musulmani, ecco che si possa anche interrompere le lezioni per il Ramadan. Eh, questo dovrebbe essere in genere l'atteggiamento richiesto ecco, dalle istituzioni scolastiche, eh, ovvero cercare di favorire che il, il fatto che l'elemento religioso non è estraneo alla dimensione educativa dei ragazzi, e quindi ecco, deve tenere presente anche di certe date più significative. A volte purtroppo vedo che questo non è così vero neanche per l'ambito cattolico, perché mi risulta talvolta che ci sono se non corsi ma anche esami in date che per noi cattolici sono date importanti, tipo il venerdì santo. Ecco so che in università degli alunni che conoscevo, degli studenti hanno dovuto sostenere degli esami appunto in una data che per noi, ripeto, è una data assai centrale. Dovrebbe esserci un rispetto per tutti e vedere come fare le scelte migliori, non in base, ripeto, a battaglie eh, di altra natura, se non quelle di, di rispetto e di, di attenzione a alla dimensione religiosa degli studenti, che è una dimensione importante della vita. Grazie eccellenza, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con 9 minuti torna l'ultimo venerdì di maggio.